Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Cesara Buonamici è pronta a riprendere il suo ruolo come opinionista nel famoso reality show Grande Fratello, ma la notizia non è stata accolta favorevolmente da tutti. Nonostante le voci circolassero da mesi, la giornalista ha ufficializzato il suo ritorno durante un'intervista al Corriere della Sera. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, aveva chiamato Buonamici l'anno scorso per cercare di ripulire il programma da elementi considerati eccessivi e poco adatti. Dopo il drastico calo della settima edizione, Berlusconi ha implementato diverse modifiche al format, inclusa la reintroduzione dei concorrenti, NIT, e l'allontanamento di influencer e personaggi di OnlyFans. Inoltre, ha deciso di sostituire le precedenti opinioniste con figure ritenute più serie e competenti. Così, Rebecca Staffelli ha preso il posto di Giulia Salemi come opinionista social, mentre Buonamici ha sostituito Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nonostante queste scelte, il programma ha dovuto reintrodurre elementi più spettacolari, inserendo nuovi concorrenti per catturare l'interesse del pubblico. Cesara Buonamici, nonostante il suo stile pacato, non ha convinto tutti gli spettatori del Grande Fratello. Molti telespettatori hanno espresso dubbi, sostenendo che il programma richieda una personalità più vivace e dinamica. Alcuni utenti hanno anche accusato Buonamici di favoritismi nei confronti di alcuni concorrenti, alimentando così il malcontento. Nonostante ciò, Berlusconi ha deciso di affidarle nuovamente il ruolo di opinionista per la prossima edizione. In un'intervista, Buonamici ha rivelato il suo forte legame con Pier Silvio Berlusconi, paragonandolo a quello che aveva con il padre Silvio. Nel corso degli anni, Berlusconi ha spesso fatto affidamento su di lei in momenti importanti per l'azienda, incluso il difficile periodo della morte del padre. Ora, per la nona edizione del Grande Fratello, Berlusconi ha deciso di puntare nuovamente su Buonamici, che ha accettato di buon grado l'incarico. Buonamici vede questa esperienza come un'opportunità per avvicinarsi a un pubblico giovane che non la conosceva bene. Ha anche sottolineato quanto le sia piaciuto lavorare con Alfonso Signorini, motivo per cui ha accettato di tornare nel programma per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, il pubblico del web si è diviso, alcuni preferirebbero un'opinionista più adatta al ruolo, mentre altri apprezzano la sua presenza. Per scoprire come si evolveranno le dinamiche con il nuovo cast del Grande Fratello, non resta che attendere l'inizio della nuova edizione. Finora, Jessica Morlacchi è l'unica partecipante confermata, e la curiosità cresce. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!